Bene, iniziamo questa ultima sessione. Intanto il mio ringraziamento ovviamente ad ISPRA per avermi invitato come discussant di questa sessione sulla contaminazione diffusa che in un certo senso riallacciando il ciclo con le altre sessioni si ricollega molto alla sessione iniziale dove si è parlato di valori di fondo. Vi farò una breve presentazione di introduzione utilizzando un po' l'esperienza piemontese come spunto per porre sul tavolo alcuni aspetti che verranno in parte poi approfonditi dalle due relazioni che seguiranno, ma che spero possano poi anche essere in parte discusse nella discussione successiva. Parliamo di contaminazione diffusa e mi rifaccio un attimo alle definizioni, in particolare il nostro famoso testo unico, che proprio unico non è, ormai ha molti fratelli. Inquinamento diffuso si dice contaminazione, alterazioni chimiche, fisico-biologiche, le biologiche spesso sono molto dimenticate, comunque, delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine. Una volta si diceva imputabili alla comunità indifferenziata, poi non imputabili ad una singola origine, se uno sta ai singoli termini utilizzati dalla legge vuol dire che un inquinamento causato da due soggetti è un inquinamento diffuso, ma insomma non andiamo su questo aspetto, stiamo sulla vecchia definizione. Per la parte acque, ricordo qua il discorso invece di concentrazione di fondo che è nel decreto legislativo 30, perché si parla di alterazioni antropogeniche o presenza di alterazioni estremamente limitate rispetto alle condizioni inalterate. Cosa sia poi estremamente limitate? Insomma, è una definizione di tipo un po' diverso. Non parlerò io in particolare di inquinamento diffuso per la parte acque perché è già stato trattato in una sessione. Comunque una delle relazioni riguarderà invece proprio un tema che riguarda quello dei pesticidi nelle acque. Però, rimanendo sempre al nostro caro testo unico, il discorso della contaminazione diffusa è ripreso anche in un altro aspetto, che forse è quello che diciamo, vorrei sviluppare un po' di più questa mattina, cioè il discorso effettivamente delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso, quindi non quelle relative ad uno specifico sito contaminato, perché la norma prevede che per queste aree le regioni, e quindi viene individuato l'ente, intervengano con degli appositi piani, appunto distinguendo questi appositi piani da quelli che sono gli interventi invece sui siti contaminati. Viene anche detto che comunque, anche sulla contaminazione diffusa, il riferimento è sempre il titolo quinto della parte quarta, eccetera, eccetera, cioè sono sempre le famose tabelle, la famosa tabella 1, colonna A, colonna B, eccetera. La stessa norma sulla parte bonifiche, però, sotto un certo aspetto ci crea un attimino di confusione, perché quando parla di valori di fondo relativi ad un sito contaminato, non parla di valori di fondo naturale, parla di valori di fondo antropici o naturali. Quindi, quando parliamo di valore di fondo antropico, è abbastanza chiaro che ci riferiamo comunque, siamo su definizioni molto simili a quelle della contaminazione diffusa, così come l'ho citata in precedenza. Dicevo che non vi parlo di valori di fondo per la parte acque, perché è già stato affrontato in una sessione, volevo solo così darvi un riferimento per chi volesse vedere uno studio che è stato fatto dai miei colleghi di
del gruppo di qualità delle acque, supportati anche da altri colleghi di ARPA Piemonte, per la definizione di valori di fondo naturale, soprattutto di cromo 6 e nickel e in parte di manganese. La relazione finale completa la trovate su quel riferimento, per cui non dico, non approfondisco su questo perché non c'è assolutamente il tempo. Vorrei invece dire qualcosa di più sulla parte suolo, perché l'analisi, diciamo, la caratterizzazione dei suoli è un problema un po' più difficile da un punto di vista analitico rispetto a quello delle acque, diciamo così, e i gradi di conoscenza del suolo, soprattutto rispetto a determinati contaminanti, cioè le conoscenze ci sono a livello nazionale, sono sicuramente migliori adesso di quando un bel po' di anni fa ho cominciato ad occuparmi di questo tema, però sono ancora abbastanza disomogenee ed è abbastanza difficile, ne parlavo prima con un collega di Ispra, riuscire a rappresentare un quadro nazionale completo delle conoscenze su questo tema. Parliamo di suolo, il riferimento è chiaramente la norma ISO del 2005, parlando sia di fondo naturale, di fondo geochimico. Quindi non interessato in nessun modo dalla presenza dell'uomo e delle attività antropiche, e invece di fondo naturale antropico quando è anche l'uomo che interviene su questi temi. Dicevo, contaminazione diffusa del suolo, perché è un tema su cui ci troviamo molto spesso adesso a confrontarci. Qualche anno fa, quando c'era la speranza di riuscire ad avere una direttiva europea sulla protezione del suolo, era stato fatto uno studio, sono stati fatti diversi gruppi di lavoro su quelle che erano le minacce per la qualità del suolo a livello europeo. Una di queste minacce era proprio stata identificata come la contaminazione diffusa. Da che cosa deriva più o meno? Lo sappiamo tutti, in particolare deposizioni atmosferiche di diversa origine, ma anche ovviamente attività industriali e attività diciamo, gestione delle attività agricole in un determinato modo, o spandimenti, utilizzi di rifiuti più o meno non sufficientemente controllati, diciamo. Le problematiche su questa cosa, come vi ho detto, sono abbastanza consistenti perché non è semplice cioè determinare le caratteristiche del suolo. Soprattutto noi abbiamo l'esperienza della nostra regione che ha una variabilità spaziale della tipologia di suoli estremamente diffusa, per cui insomma la cosa costa parecchi soldi e finora ha ricevuto anche, direi, poca sensibilità da parte delle autorità che dovrebbero, diciamo, aiutarci su questo aspetto. Ma perché è importante la contaminazione diffusa? Io introduco, non voglio inventare una definizione, ma noi a livello almeno della nostra agenzia parliamo spesso di una contaminazione di prossimità, cioè in questo senso spesso ci troviamo in situazioni in cui viene riscontrata una determinata contaminazione che interessa una superficie rilevante di territorio, ma che non è una contaminazione diffusa, perché si sa da dove deriva la maggior parte di quella contaminazione. In genere un'attività industriale o un'attività di trattamento rifiuti. E le conoscenze sulla contaminazione diffusa, soprattutto del suolo, sono fondamentali per poter andare proprio a delimitare quella che è questa area interessata dalla contaminazione, definire quello che è di responsabilità di quel soggetto da quello che è invece un fondo di tipo diverso. Vi farò vedere dopo un esempio, ma
Gli esempi che abbiamo avuto noi soprattutto riguardano contaminazioni di tipo organico. Faccio l'esempio delle diossine, che è un aspetto sempre particolarmente rilevante. Allora, se uno dice trova in un suolo agricolo o naturale dei valori di alcuni nanogrammi di diossina, e poi questi dati arrivano al sindaco piuttosto che all'assessore provinciale, grammi lo capisce, nano un po' meno, però quello che dice subito è: eh, ma le diossine non ci devono essere, deve essere zero. Allora, o uno ha dei numeri, ha delle conoscenze per potergli dire: guarda che non è così, perché ci sono dappertutto, e anzi, magari se vai in montagna dove pensi di trovare tutto pulito, ne trovi 3 volte di più di quelli che trovi nei suoli agricoli sotto. Oppure diventa veramente difficile gestire determinate cose con il sindaco che, per il fatto che è un'autorità sanitaria, dice: ma io adesso vieto la coltivazione, vieto questo, vieto quello, eccetera, eccetera. Allora, vi faccio vedere, ma molto velocemente, perché anche qua vi do poi il riferimento per andarvi a vedere quello che è la nostra rete di monitoraggio ambientale dei suoli, che è una rete a maglia fissa 9x9 con una serie di approfondimenti su aree critiche 3x3 o 1,5x1,5 a secondo del tipo di. Adesso in questo momento stiamo approfondendo una zona dell'area torinese dove è partito l'anno scorso, è entrato in funzione l'inceneritore, per cui abbiamo fatto, diciamo, degli studi ex ante. Poi in alcune zone ci sono anche alcuni approfondimenti su delle aree a vigneto per il discorso del rame, eccetera. Questa rete a maglia fissa è integrata da una serie di stazioni rappresentative che invece riguardano principalmente i suoli agricoli, rappresentative sotto il punto di vista di uso del suolo e di qualità del suolo da un punto di vista pedologico. Le nostre modalità di campionamento non sono esattamente uguali a quelle che probabilmente avete visto l'altro giorno descritte dall'amico Giandom, perché per noi diciamo, arriviamo un po' meno in profondità. Per noi il suolo profondo è quello che parte, diciamo, sotto lo strato di aratura. Non arriviamo ad 1 metro in genere, anche perché la maggior parte dei nostri suoli in realtà non ha una profondità di 1 metro, spesso dei suoli agrari, quindi è più superficiale, però i criteri sono comunque molto simili. Per i suoli naturali, oltre ovviamente al togliere la parte di cotico superficiale, abbiamo due strati in genere fra 0 e 10 centimetri, e poi lo strato sottostante in genere fra i 30 e gli 80 centimetri, anche qua dove c'è il suolo. Con degli schemi, ogni punto di campionamento per noi vuol dire prendere i campioni con dei campioni compositi secondo questa metodologia, che poi potete vedere adesso, se riesce ad andare avanti. Questo cosa è successo? Vabbè. Su questi campioni abbiamo fatto sia sì, i metalli e metalloidi, poi una serie di idrocarburi policiclici aromatici, dove ultimamente ci siamo concentrati in realtà soprattutto sul benzopirene, perché diciamo può essere un indicatore più semplice, poi diossine e PCB. Chissà se così va avanti, non so perché. Vabbè. Elaborando i dati da un punto di vista statistico, geostatistico, si riescono a definire delle aree omogenee di concentrazione. Ovviamente lavorando alla scala opportuna, cioè noi abbiamo una rete che a nostro avviso può rappresentare i suoli alla scala del 250.000, dove abbiamo la 9x9. Se dobbiamo scendere dei livelli di maggiore approfondimento, ovviamente bisogna integrare i campionamenti. Quello che vedete rappresentato qua come aree omogenee è il caso del cromo. La nostra regione ha dei grossi superamenti per cromo e nichel in ampie zone rispetto alla colonna A della tabella,
e i colori rappresentano delle percentuali di superamento di campioni che superano questi valori tabellari. La stessa cosa può essere fatta, e questo è il caso delle diossine, la stessa cosa può essere fatta sui componenti di carattere organico, dove diciamo, abbiamo invece per fortuna pochi campioni, però c'è poche aree, però ci sono delle aree dove ci sono dei superamenti del limite che, se mi ricordo bene, è di 10 nanogrammi. Ma una di queste aree è l'area torinese. Noi avevamo fatto, ad esempio, negli anni passati uno studio sui parchi dell'area torinese. In molte aree verdi del comune di Torino il limite della colonna A era superato, perché poi ci siamo messi a discutere con il comune su come ragionare per limitare i rischi su questi aspetti. Quindi tutte queste cose per derivare valori di fondo naturale o di fondo antropico, qua vedete ancora delle rappresentazioni di alcuni elementi, ma le vedrete poi con calma. Ci interessa, parlando soprattutto di contaminazione diffusa, soprattutto quella di origine antropica. Perché tutto questo qua? A cosa serve? Cioè, intanto, che cosa serve per poter arrivare a questo punto di conoscenza? Serve una rete conoscitivo. Ho messo il monitoraggio tra parentesi perché monitoraggio significa ritornare periodicamente sullo stesso punto. Sui suoli, diciamo, i tempi di monitoraggio non sono certo quelli delle acque, i 6 mesi, il mese, l'anno, si parla di diversi anni. Poterci tornare vuol dire investire risorse per poter passare da una rete conoscitiva a una rete di monitoraggio. E vi garantisco che per costruire questo sistema conoscitivo ci abbiamo messo un po' di anni e abbiamo faticato molto a trovare le risorse, cioè abbiamo dovuto convincere i nostri finanziatori in modi molto, cioè sfruttando un po' tutte le possibilità che c'erano. Serve poi essere in grado ovviamente di elaborare questi dati da un punto di vista statistico e geostatistico, tenendo sempre presente, ripeto, la scala a cui si lavora. E quindi cercando di utilizzare in modo corretto questi dati. A cosa servono? Servono all'applicazione, il riferimento sui valori di fondo per le bonifiche, e va bene. Aggiungerei anche in questo momento, sempre più, perché ci coinvolge con un numero molto più alto di casi, il riferimento sui valori di fondo per la gestione delle terre rocce da scavo, perché questa normativa ha avuto un impatto, almeno sulle agenzie, per quello che è la nostra esperienza, molto molto consistente. Serve per valutare, come dicevo prima, quei fenomeni di contaminazione di prossimità, dopo ne vediamo un esempio. Dovrebbe servire anche per la predisposizione di questi piani di intervento per le aree interessate alla contaminazione diffusa, cioè quelli previsti dall'articolo 239,3. L'esempio che citavo prima, non ve lo illustro nel dettaglio, non ho neanche messo i numeri in realtà dell'analisi, ma è solo per dirvi, si trattava ad esempio di una valutazione di un stabilimento industriale che stava al fondo della Val di Susa, in cui si presumeva che ci fosse una contaminazione di metalli e di diossine che aveva interessato una parte consistente di territorio, perché la modellistica di dispersione atmosferica aveva, insomma, aveva dimostrato che il territorio coperto era molto ampio. E grazie al fatto che avevamo una rete conoscitiva sull'area torinese, sull'area delle periferie di Torino, abbiamo potuto delimitare un po' quello che era l'area interessata da questa contaminazione con un soggetto ben preciso che, come responsabilità, da quelli che erano dei valori di fondo tutt'altro che trascurabili dell'area metropolitana torinese, che ovviamente risentiva di tutte le altre insieme di industrie, di attività produttive, di riscaldamenti, di tutto quello che volete, che è tipico di una grande area metropolitana. Qua trovate delle considerazioni, ma ve le lascio poi leggere a voi. Mi interessa invece, per chiudere, dare due spunti sul discorso di questi piani
piani di intervento per le aree da contaminazione diffusa. Riprendo qua un paio di slide che in realtà hanno qualche anno, nel senso che sono frutto di un lavoro che avevamo fatto per la regione. Perché in cui però avevamo cercato di dire, ma se no, noi dobbiamo, una volta che abbiamo definito che c'è una contaminazione diffusa che interessa una superficie abbastanza ampia del territorio, cosa possiamo fare concretamente? Cioè, cosa sono questi piani di intervento? Perché questo era quello che si chiedevano anche i colleghi della regione, no? Allora, sicuramente bisogna definire delle azioni tese a migliorare, a incrementare la qualità conoscitiva che si ha su quell'area. Bisogna anche valutare, e si possono essere aspetti anche diversi su questo, il rischio sanitario, che non vuol dire per forza fare un'analisi di rischio come quella delle bonifiche, però citavo prima il discorso dei parchi torinesi, se io in un parco ho i terreni superficiali che sono vicini ai limiti di contaminazione per la diossina, per qualche metallo pesante, magari posso presumere, posso anche fare delle valutazioni con analisi di rischio, che se i bambini si giocano lì e si mangiano il terreno, magari ci sono dei rischi sanitari. Allora cosa faccio? Posso concordare col comune delle modalità di gestione dei parchi, della copertura delle aree, soprattutto di gioco, in determinato modo per limitare il rischio. Ma più in generale, credo che questi piani di intervento, al di là delle traduzioni specifiche in casi specifici, cioè questa conoscenza della contaminazione diffusa si dovrebbe tradurre nell'ultimo punto, torno un attimo alla precedente, cioè in questo, cioè nel fatto che le azioni di intervento sono delle azioni di intervento e di pianificazione, quindi sono delle azioni, bisogna tenere presente che ci sono quelle conoscenze sulla contaminazione diffusa e ricordarsene in tutti quelli che sono le possibili azioni di pianificazione, non sono sicuramente tutte qua quelle che esistono, ma a partire dai piani territoriali e regionali, per poi discendere ai provinciali, ai comunali, ai piani regolatori, ai regolamenti dei comuni, quello che vi dicevo prima delle aree verdi, è un esempio di regolamento di igiene urbano, di regolamento comunale, oppure a tutti i piani che stanno nella parte di gestione della PAC, del PSR, della gestione dell'agricoltura, alle valutazioni, alle VAS dei piani, alle vie, sui grandi impianti, ad altri strumenti di pianificazione, perché solo in questo modo questi risultati possono essere effettivamente utili. Come prevenire questo discorso della contaminazione diffusa per lanciare anche gli interventi che seguono? È necessario conoscere il territorio ed è necessario soprattutto usare quelle che sono adesso gli strumenti che sono a disposizione da un punto di vista geografico per riportare effettivamente sul territorio da un punto di vista geografico quelle che sono le nostre conoscenze ed integrare le varie conoscenze sulla qualità del suolo come su tanti altri aspetti. Bisogna ovviamente avere delle reti di monitoraggio e bisogna cercare di controllare quelle attività che possono produrre questi fenomeni di contaminazione diffusa, anche qua in un modo, diciamo, il più integrato possibile, con degli strumenti che permettano effettivamente di collegare magari una mole analitica di dati che tutte le ARPA posseggono e ne hanno una marea. Ma se poi questi dati non riusciamo a collegarli con il punto dove è stato fatto il campionamento, con l'attività che era interessata da quell'attività, facciamo ogni anno decine di migliaia di analisi e spesso abbiamo difficoltà poi ad utilizzare concretamente queste analisi. La prima relazione che seguirà credo che sia fatta dai colleghi dell'ARPA Emilia e della Regione Emilia, credo che sia un esempio di una modalità di gestione, anche di controllo di uno di quelli che
Sicuramente uno dei problemi che possono incrementare la contaminazione diffusa, cioè l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, che in alcune regioni tipo la nostra non è un particolare problema perché ne abbiamo un utilizzo un po' minore, ma in altre regioni è molto più diffusa. La seconda relazione invece che vedremo riguarda invece, se ritorno un po' alla parte acque, perché riguarda il discorso dei fitofarmaci nella qualità delle acque, il problema dei fitofarmaci probabilmente non c'è solo sulla qualità delle acque, ma c'è anche sui suoli. Questo che trovate, questo indirizzo qua, che trovate qua sotto sulla relazione ambiente del Piemonte, vi permette di approfondire, se ne avete interesse, quello che vi ho detto sulla rete conoscitiva di monitor sul monitoraggio del suolo, sostanzialmente del Piemonte, così magari vedete anche come è stata fatta quest'anno, cioè l'anno scorso, diciamo, ormai nel 2014, la relazione sullo stato dell'ambiente, perché è stata fatta in un modo un po' diverso, diciamo, da quello classico. E in particolare lì sono riportati in questo momento i dati abbastanza dettagliati su questo, anche se non abbiamo ancora pubblicato la relazione completa perché aspettiamo diciamo, il via libera dei colleghi della regione. Io credo di aver preso sicuramente più del tempo che avevo, ma mi capita sempre. Lascio la parola adesso al collega Vitali, credo, di ARPA Emilia per la prima parte della sua relazione che verrà poi continuata invece dalla collega della regione Marche.